Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un video tag un po' particolare perché è dedicato alle casalinghe. Io in realtà non sono una casalinga al 100% perché lavoravo fino a pochi mesi fa, adesso sono ferma, però diciamo che spero di poter ricominciare a lavorare quanto prima, ma in questo momento che comunque mi ritrovo a casa, mi ritrovo ferma, ho deciso di fare questo video tag perché sto, diciamo così, attraversando una fase sicuramente più da casalinga che da lavoratrice, quindi ho pensato che fosse il momento giusto per rispondere a questo tag. Io ho visto questo tag sul canale di Chiacchiere sul Divano, vi lascio il link in descrizione al suo canale. Lei alla fine del video ha detto che taggava tutti, ma soprattutto i canali piccoli, e io ho subito alzato le antenne perché ho detto: ecco, allora ci sono anch'io, perché il mio è un canale piccolo. Io ho aperto il canale solo 3 mesi fa, quindi ho poche visualizzazioni, è ancora un canale che non è conosciuto, quindi è un canale piccolo. Credo che molto dipenda dal fatto che io non sono assolutamente capace a pubblicizzarmi, le strategie di marketing proprio non fanno parte della mia persona, quindi non essendo molto brava nel farmi conoscere, nel fare in modo che aumentino le visualizzazioni, sono ancora con un numero di visualizzazioni piuttosto basse, quindi il mio canale sicuramente è piccolo, però vi prometto che lavorerò molto sulle mie capacità di marketing e cercherò di migliorarle per portare il canale in ascesa anziché in discesa. Cominciamo comunque subito con il tag. La prima domanda è la prima cosa che fai dopo colazione? Telefono a mia mamma. Io la prima cosa che faccio quando ho finito di fare colazione è telefonare a mia madre, perché è un'abitudine, perché ci diamo il buongiorno, perché insomma ci chiediamo reciprocamente come stiamo, come abbiamo dormito, insomma due o tre cose così. E quindi questa è proprio un'abitudine, una cosa che faccio dopo la colazione. Dopo aver telefonato a mia madre, la prima cosa che faccio è lavare le tazze che ho usato per la colazione, il pentolino, insomma, perché non mi piace vedere nel lavandino i piatti da lavare. Quindi faccio colazione, telefono a mia mamma e dopodiché comincio a lavare le tazzine, i cucchiaini, insomma, quello che ho utilizzato per la colazione. Gli indumenti che usi per stare in casa. Ecco, io qui sono veramente fuori dal comune, me ne rendo conto, perché io non sono abituata a vestirmi da casa. Io sono comodissima se mi vesto in modo, insomma, come se dovessi uscire. Io lo so che qua molte persone diranno: Oddio, ma come fai a stare vestita in casa? Io sono comodissima, mi sento veramente molto a mio agio quando sono in casa a restare vestita come se dovessi uscire. È un'abitudine che ho da sempre, veramente da sempre, e mi trovo, quando ho provato, diciamo, ad utilizzare dei vestiti più da casa, diciamo così, mi sono trovata malissimo perché ero scomoda, ero a disagio, cioè proprio non fa per me, quindi io sono vestita in casa. E fa eccezione l'estate, perché in estate invece non rimango vestita come per uscire perché fa troppo caldo, e quindi in estate utilizzo magari un vestitino corto piuttosto che una maglia e una gonna, più da casa, diciamo. Quindi sicuramente in estate sono più vestita da casa rispetto all'inverno. Elenca le pulizie quotidiane. Allora, prima di tutto, come vi dicevo anche prima, io lavo le tazze, lavo comunque tutte quelle cose che sono nel lavandino da lavare, lavo i piatti perché mi dà fastidio vederli sporchi nel lavandino, quindi sicuramente quella è una cosa quotidiana che faccio sempre. Poi faccio il letto, spazzo il pavimento, lavo lo specchio del bagno, do una passata ai sanitari. E un'altra cosa che faccio molto molto spesso è lavare gli indumenti. Se non sono in numero sufficiente per fare una lavatrice, io li lavo a mano perché mi dà fastidio vedere nella conca, diciamo, che tengo nella doccia con i panni sporchi, mi dà fastidio vedere proprio il cumulo di roba da lavare. Quindi anche se ci sono due o tre cosine, io piuttosto le lavo a mano e le stendo, però le devo togliere da lì perché non le voglio vedere lì. Poi, come organizzi le lavatrici? No, scusate, c'è un'altra domanda. Quali prodotti utilizzi per pulire? Per pulire lo specchio del bagno utilizzo il classico Vetril, che magari non è di marca, insomma, anche se non è originale, comunque il Vetril è quello classico per pulire lo specchio. Per
Per pulire i sanitari utilizzo solitamente il Viacal oppure un detersivo che dentro ha la mucchina in modo che possa essere anche un disinfettante. Poi per lavare il pavimento utilizzo un semplice detersivo per pavimenti, non ho una marca preferita, quindi va bene qualsiasi tipo di detersivo. Per lavare i piatti utilizzo il classico detersivo al limone oppure all'arancia, uno dei due. Se invece decido di fare delle pulizie più approfondite, quindi di togliere anche tutta la polvere dai mobili, quindi togliere i soprammobili, eccetera, utilizzo anche un antistatico per la polvere. Direi che sono questi i prodotti, adesso non me ne vengono in mente altri, ma direi che sono questi. Come organizzi le lavatrici? Io in realtà non organizzo le lavatrici, nel senso che io uso l'assorbicolore, quindi metto questo panno, diciamo, di assorbicolore nel cestello della lavatrice e dopodiché butto tutto insieme, quindi anche capi colorati, capi neri, insomma, metto tutto insieme. E funziona alla grande perché finora non mi è ancora successo di tirare fuori dalla lavatrice dei capi che abbiano cambiato colore, quindi devo dire che è molto molto efficace. Quindi io più che organizzare la lavatrice, insomma, metto i panni che devo lavare dentro la lavatrice con questo prodotto che è ottimo e faccio andare la lavatrice, quindi c'è poca organizzazione. Sei una maniaca della casa? Allora, qui chi mi conosce sicuramente sta già ridendo a crepapelle. No, io non sono una maniaca della casa perché casa mia è veramente piccola, 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 che più piccola non si può. Quindi io ho dei grossi problemi di spazio. Se io fossi una maniaca della casa sarei già andata fuori di testa perché comunque quando le cose in casa non ci stanno, quello che succede è che ci sono degli angoli che poi sono disordinati perché ci sono magari delle cose messe lì, tipo delle scatole magari una sull'altra con delle cose che ovviamente non uso, che in qualche modo devo sistemare ma non so dove sistemarle e quindi magari sono in un angolo della stanza accatastate lì. Quindi sì, diciamo che il fatto di non essere una maniaca della casa nel mio specifico caso mi ha salvato la salute mentale, mettiamola così. Per gli ospiti utilizzi cose particolari o il servizio quotidiano? Allora, io in casa mia non posso avere ospiti perché casa mia è talmente piccola che veramente, cioè, non ci stanno gli ospiti in casa mia. È quasi un monolocale, quindi io non posso invitare persone perché non saprei neanche dove farle sedere perché è tutto contato in casa mia, ci stiamo in due e più di due non ci si sta, quindi comunque io ospiti non ne posso avere in casa. Diciamo che se avessi degli ospiti, credo che utilizzerei magari un servizio di piatti o di posate un pochino più carino, perché quando ci sono gli ospiti è anche un'occasione magari per utilizzare delle cose un po' più particolari, però insomma non è il mio caso. Hai un periodo per le pulizie? Ma no, diciamo che io faccio le pulizie quando ho tempo, durante la giornata, quando ne ho voglia, quando mi viene meglio, non c'è un periodo, diciamo, adatto secondo me per fare le pulizie. Quando ce n'è bisogno faccio le pulizie, quelle pulizie quotidiane che vi elencavo prima le faccio solitamente la mattina, ma è anche già capitato che le facessi al pomeriggio, se magari la mattina ho da fare delle cose devo uscire, quindi no, non c'è un periodo particolare. Descrivi la tua giornata in casa. Mi alzo, faccio colazione, poi come vi dicevo telefono a mia madre, lavo le tazze della colazione, poi vado in bagno, mi lavo io, mi trucco, mi vesto, poi se c'è bisogno di fare la spesa, magari esco a fare la spesa, torno a casa, metto a posto le cose che ho comprato, poi solitamente io quando sono in casa faccio magari dei video per YouTube, quindi sicuramente mi dedico a YouTube, poi mi dedico al montaggio per i video, organizzo un pochino il lavoro, quello che magari potrei riprendere a fare a breve, fra breve, insomma nel breve periodo, quindi cerco di organizzare anche il mio lavoro, lavoro sicuramente un pochino al mio sito internet che è, ne approfitto, www.giramondo.biz, lo lascio qua così potete andare a vederlo. È un sito ancora in costruzione, quindi ci sono ancora poche cose, però insomma mi piace molto dedicarmici, quindi durante il giorno capita che io mi dedichi al mio sito. Poi solitamente è arrivato il momento di preparare il pranzo, quindi preparo il pranzo.
Il mio compagno esce dal lavoro, fa la pausa pranzo, viene a casa, quindi mangiamo insieme, quindi c'è un momento anche in cui stiamo insieme, chiacchieriamo, poi lui rientra in ufficio, io lavo i piatti, sistemo la cucina, poi se rimango a casa nel pomeriggio magari lo dedico a leggere un libro, anche a riposarmi, insomma faccio le cose che sono necessarie, oppure a volte capita invece che io esca di casa. Quindi magari insomma faccio le mie commissioni, faccio quello che insomma che devo fare fuori casa, poi rientro a casa, preparo la cena, mangio insieme al mio compagno, poi dopo cena solitamente o chiacchieriamo oppure guardiamo un film se c'è qualcosa di carino in televisione, oppure anche un film in streaming, quindi su internet o sul computer. Poi solitamente guardo un pochino di video su YouTube, non i miei ma quelli degli altri ovviamente, quindi passo un po' la serata anche guardando qualche video su YouTube, leggo il libro che sto leggendo in questo momento e poi verso le 11:30, mezzanotte, insomma quell'orario lì, vado a dormire e spero ovviamente sempre di riuscire a dormire e di non essere disturbata dalle odiosissime zanzare che ci sono in estate. Questa è la mia giornata, un po' monotona perché io non è che abbia insomma una vita così frenetica e piena di cose, però insomma è la mia giornata, sono tranquilla e serena anche di vivere le giornate in modo semplice. Ultima domanda, tagga qualcuno. Io taggo tutti quelli che stanno guardando questo video e che hanno il desiderio di rispondere a queste domande, ovviamente. Vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, ciao a tutti ragazzi e buona serata!